Ciao ragazzi, come va? Un saluto da Francesco e benvenuti sul mio canale. Nei miei due precedenti episodi dedicati alla storia di iPhone, che trovi in descrizione, abbiamo parlato del passato. Oggi è arrivato il momento di parlare del futuro di iPhone, con tutte le informazioni sul prossimo iPhone 12, in arrivo il prossimo autunno. Ma ora, sigla! Quando poco fa ho detto prossimo iPhone 12, avrei in realtà dovuto dire prossimi iPhone 12, in quanto dai leaks e dai rumors emersi finora, Apple potrebbe lanciare non uno, non due, non tre, ma ben quattro nuovi modelli. Per correttezza di informazione ti lascio in descrizione tutti i crediti e gli indirizzi dei canali YouTube e dei siti che hanno riportato le news. News che ti ricordo essere solo speculazioni e mai confermate da Apple. A dire la verità si parla di iPhone 12 già da più di un anno, anzi per dirla tutta si vociferava qualcosa ancor prima del lancio di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, dello scorso settembre 2019. Già a quel tempo si iniziava a parlare di un dispositivo tutto nuovo e non più solo di un'evoluzione del modello precedente, come avviene ormai da iPhone X del 2017. Come ti accennavo poco fa, potremmo assistere al lancio di quattro nuovi modelli rappresentati da due modelli classici chiamati iPhone 12 e due modelli Pro, nominati iPhone 12 Pro. I due iPhone 12 dovrebbero avere una dimensione dello schermo da 5.4 e 6.1 pollici e i due iPhone 12 Pro dovrebbero arrivare con dimensioni da 6.1 e 6.7 pollici. Da quello che sembra, assisteremo al ritorno del design tanto amato in stile iPhone 4 e iPhone 5, caratterizzato da un frame metallico squadrato che circonda tutto il corpo dei nuovi iPhone. Per capirci meglio, dovrebbe essere molto simile al design adottato dai nuovi iPad Pro. Per i lati anteriori e posteriori verrà utilizzato un vetro ad alta resistenza, anteriormente per ricoprire il display, posteriormente per proteggere i componenti e consentire la ricarica wireless. Sembra quindi che per i modelli iPhone 12 il frame sarà realizzato in alluminio ad alta resistenza, mentre per gli iPhone 12 Pro sarà invece utilizzato l'acciaio inossidabile. Altre modifiche suggerite dai rumors sono uno spessore leggermente ridotto rispetto all'iPhone 11, con però una sporgenza leggermente più pronunciata per il reparto fotocamera. Dovremmo trovare anche un riposizionamento del carrello per la SIM dal lato opposto, che farà spazio alle antenne che avranno nuove linee sul frame e qualche altra piccola modifica. Torniamo adesso a parlare dei display. Come ti ho detto prima, assisteremo a quattro nuovi modelli, due per famiglia. Per iPhone 12 si parla di display da 5.4 e 6.1 pollici. La novità di quest'anno dovrebbe essere rappresentata che anche sul modello non Pro farà il debutto la tecnologia OLED, in sostituzione a quella LCD. Si parla di risoluzioni altissime e di una gestione del nero ovviamente migliorata rispetto a prima. Per il 5.4 pollici si parla di 2340x1080 pixel, con PPI a 475. La versione da 6.1 pollici dovrebbe invece essere di 2532x1170 con 460 ppi. Per i due modelli Pro è confermata la tecnologia OLED, ma si parla di un display più avanzato capace di un picco di luminosità tale da definirlo XDR, esattamente come il monitor Pro Apple da 32 pollici. Questo renderebbe la visualizzazione di contenuti HDR ancora migliorata. Non solo, sembra che i display montati sui Pro saranno finalmente dotati di tecnologia ProMotion, come troviamo già su iPad Pro, ovvero la frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz contro i 60 Hz dei modelli attuali. Da quello che raccontano i leakers, sembra che Apple stia testando a fondo questa tecnologia e che deciderà probabilmente di inserirla e renderla automatica e non attivabile dall'utente come invece avviene su Android. Questo perché porterebbe ad un consumo maggiore della batteria rapidamente. Staremo a vedere. È praticamente sicuro il debutto del nuovo chip Apple A14 su nuovi iPhone, tutti e quattro. Si tratta della nuova generazione di processore che porterà un ulteriore aumento alle prestazioni e soprattutto a livello di Neural Engine, finalizzato all'utilizzo della realtà aumentata e di Machine Learning. Il nuovo chip dovrebbe essere il primo con una fabbricazione a 5 nanometri, ovvero con un processo produttivo che lo renderà ancora più piccolo, meno assettato di energia, ma più veloce e in grado di scaldarsi meno. Sarebbe un gran colpo per Apple, che in questo ha dimostrato di essere già molto avanti con i precedenti A12 e A13 Bionic.
Dopo l'avvento delle tre fotocamere nel 2019, è ormai quasi certo che nel 2020 diventeranno quattro, almeno per i modelli Pro. Dopo il recente lancio degli iPad Pro dotati di scanner LiDAR, che permette una misurazione dello spazio circostante finalizzato ad un riconoscimento degli oggetti, è molto probabile che lo vedremo nel nuovo blocco fotocamere posteriore. Sembra anche che l'obiettivo tele da 2x possa diventare un 3x e che finalmente anche l'ultra grandangolare venga stabilizzato otticamente, cosa non presente sulla gamma 2019. Si parla ancora di risoluzione a 12 megapixel, ma con una serie di migliorie a livello di sensore e di funzioni al processore digitale di immagini, permettendo anche risultati Smart HDR di livello superiore. Per i due modelli non Pro pare vengano confermati due obiettivi come su iPhone 11, un grandangolare e un ultra grandangolare con funzioni migliorate. Rumors riguardanti il Face ID e l'attacca sul display degli iPhone sono uno degli argomenti più caldi e dibattuti. Alcuni leakers e giornalisti sostengono che in almeno uno dei modelli 2020 non sarà presente, altri che sarà integrato il sensore Touch ID sotto il display. Altri ancora, ed è quella che secondo me è più probabile, che assisteremo ad una riduzione dell'intera tacca anteriore, che farà più spazio sul display e lasciando Face ID come sistema di sblocco. Da alcuni bozzetti tecnici schematici pare infatti che Apple sia riuscita a ridurre di un terzo la larghezza dell'intera tacca, riuscendo anche a migliorare lo sblocco del Face ID in angolazioni ancora più proibitive. Qui non resta che vedere che succederà al lancio. Con il 5G che sta rapidamente iniziando ad affacciarsi su tutti i mercati, compresa l'Italia, è quasi certo che tutti e quattro i modelli 2020 supporteranno la nuova tecnologia. Dopo la fine della battaglia legale con Qualcomm, terminata con un accordo nell'aprile del 2019, i nuovi modelli monteranno proprio i chip modem del produttore, in grado di rendere iPhone 12 e 12 Pro compatibili con le reti 5G. Esistendo diverse tipologie di reti 5G, resta solo da vedere se ci saranno differenze di velocità e di connessioni fra la gamma Pro e quella non Pro. Si è anche vociferato di un nuovo protocollo più performante per le reti Wi-Fi, ma in tal senso non ci sono conferme. Prima di parlare di prezzi e della disponibilità, è bene segnalare che alcuni rumors continuano a sostenere che la gamma iPhone 2020 potrebbe non contenere più le cuffie con cavo AirPods, per favorire la popolarità e la distribuzione delle AirPods senza fili. Pare anche che sarà l'ultimo anno in cui vedremo la porta Lightning prima di uno switch, alla porta USB tipo C o dei modelli iPhone senza più porte in grado di ricaricarsi solamente con tecnologia wireless. Vedremo anche questa cosa. Per i colori, il rumors più insistente parla di almeno uno dei modelli in una nuova colorazione chiamata Navy Blue. Credo possa trattarsi di un colore dedicato alla linea iPhone 12 Pro e probabilmente andrà in sostituzione al verde notte introdotto lo scorso anno su 11 Pro. Per i modelli iPhone 12 si vocifera della disponibilità dei colori azzurro, viola, arancio e i soliti nero e bianco. Parlando di prezzi, sembra che il nuovo iPhone 12 con display da 5.4 pollici avrà un prezzo di partenza di $649, mentre iPhone 12 con display da 6.1 pollici di $749. Entrambi dovrebbero essere distribuiti nei tagli da 128 e 256 GB. Per i Pro, il modello da 6.1 pollici dovrebbe costare $999 per arrivare ai $1099 per il modello da 6.7 pollici con tagli di storage da 128, 256 e 512 GB. Sulla disponibilità ci sono dubbi confermati poi smentiti ormai ogni giorno. A causa della pandemia che ha colpito il mondo nel 2020 potremmo assistere ad un ritardo al lancio e alla distribuzione dei nuovi iPhone. Alcuni rumors suggeriscono che Apple rispetterà il solito calendario, che vede l'introduzione dei nuovi modelli a settembre. Altri invece, l'ultimo di stamattina, che subiranno un ritardo non precisato di un mese o qualcosina in più. Intanto il 22 giugno andrà in streaming l'appuntamento ufficiale con Apple alla WWDC 2020, dove vedremo l'anteprima di iOS 14 e di iPadOS 14. Sicuramente dalle loro versioni beta qualcuno riuscirà a scoprire qualcosa in più su nuovi iPhone e non ci resta altro da fare che aspettare. Direi che per questo appuntamento è tutto, spero di averti dato una buona anteprima di quello che ci aspetterà con i nuovi iPhone il prossimo autunno. Se il video ti è piaciuto, lasciami per favore un bel like e non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati. In descrizione trovi i crediti ai miei rumors e tanti link dei miei video e prodotti che ti consiglio. Un grande saluto da Francesco e ci vediamo qui sul canale con il prossimo video. Ciao!